Decomposti e decomposte, buon tramonto. Siamo a Montepulciano, o meglio, siamo nei vigneti di un'azienda di Montepulciano. Esattamente, siamo nei vigneti di Contucci. Sono voluto venire in questa azienda perché nell'arco di un anno di assaggi è uno dei vini che mi ha convinto di più, quello di Contucci. E volevo capire anche agronomicamente, storicamente, umanamente, di che stiamo parlando. Bene, lasciatemi dire che è stata una giornata veramente di Cristo. Montepulciano era una delle più fedeli alleate di Firenze, nonostante fosse più vicina a Siena. La fortuna da una parte, perché grazie a questa alleanza strategica poi Montepulciano ha ottenuto questa bellezza. Siamo in Piazza Grande, che è il cuore pulsante di oggi e del passato di Montepulciano. Questa piazza rinascimentale con gioiello si trovano tutte le principali attrazioni turistiche, monumenti simbolo della città. C'è la cattedrale, il palazzo il travertino bianco è il municipio, il palazzo comunale, a completare la corona palazzi signorili di famiglie nobili notabili della città, e dietro di noi palazzo Contucci. Questo signor Contucci è parte tanto tempo fa la storia, perché ben prima della costruzione del palazzo, perché il palazzo è della metà del Cinquecento, anzi dell'inizio del Cinquecento, ma il primo Ser Conte, si chiamava capossibite della famiglia Contucci, è dei primissimi anni dell'undicesimo secolo. Perciò sono quattro piani a salire, sono tutti abitati e utilizzati dalla famiglia. Questa è una scala di travertino che non sappiamo quanti milioni di piedi hanno percorso in 500 anni. Se sai, in una famiglia così, mille anni di storia ci sono tantissimi aneddoti che noi nemmeno conosciamo. Cioè, abbiamo delle lettere di Niccolò Contucci del 1600, che è andato con le caravelle dei conquistatori a fare l'evangelizzazione dei nativi del Sud America. Questa è la sala delle feste, che è la sala più rappresentativa del palazzo. L'artista che la dipinse nel 1701 si chiama Andrea Pozzo, detto Fra Pozzo dagli esperti di storia dell'arte, perché era un gesuita importantissimo in epoca barocca, perché era uno dei maestri assoluti del trompe-l'œil, cioè della pittura di prospettiva. E noi abbiamo la fortuna di avere una delle due uniche opere che in tutta la sua vita lui fece in due ambienti privati. Questo è Sangiovese. Il Prugnolo Gentile è un clone di Sangiovese, che è quello di Montepulciano, è il vitigno principe della zona di Montepulciano, che se andiamo indietro qualche secolo nessuno avrebbe unito al Sangiovese. Qui ci sono due ingressi dove durante la vendemmia, perciò fine settembre-ottobre, arrivano le uve, entrano lì e lì c'è la zona di fermentazione, dove abbiamo i tini di acciaio e di cemento, dove parte tutta il processo produttivo. Questa zona che la visitiamo è la zona
di invecchiamento, dove i nostri nobili stanno per anni in affinamento nelle botti di rovere. Abbiamo oltre 100 botti di rovere che hanno una rotazione e vengono sostituite. Le botti sono tutte prodotte fuori e rotolano dentro, sono fatte su misura in modo che possano passare, entrare e poi passare dai vari corridoi per arrivare dove devono essere posizionate. Il nostro nobile classico, che è tra virgolette quello più giovane, comunque fa 2 anni di botte. I cru e la riserva 30-36 mesi, perciò i nostri nobili fanno da 2 a 3 anni di invecchiamento. Una cosa, donne, quando dite che i vostri compagni vi stanno riempiendo casa de roba, questa è una stanza piena de roba, 3600 bottiglie di vino in una sola stanza, bellissima. È una cantina meravigliosa perché ha temperature naturali perfette, umidità perfetta, però è una cantina medievale e più non è che la possiamo ingrandire. Però non l'abbiamo mai fatto perché la famiglia ha sempre deciso che era valore assoluto la valorizzazione della cantina storica, che è l'unica delle cantine storiche di Montepulciano che è ancora operativa veramente e che è la storia di Montepulciano, che non è la storia dei Contucci, è la storia del vino nobile di Montepulciano. Esistono 3 denominazioni, che sono 2 DOC e 1 DOCG. Ok. Le 2 DOC sono? Vinsanto di Montepulciano DOC, Rosso di Montepulciano DOC. Okay. E poi c'è la DOCG, che è vino nobile di Montepulciano, con anche la versione riserva. Ok. Noi vendiamo il nostro vino tutto imbottigliato. 0,75 il grossissimo, per i 4 nobili, questo è troppo nobile, ancora non c'è, hanno la Magnum. Mi piacciono molto sinceramente, soddisfa alcune richieste particolari che non sono 3 Magnum all'anno, che allora non sa, sono centinaia di, e infatti quando a me servono non ci sono mai perché si sono vendute tutte, il concetto è questo. Il rosso di Montepulciano, che chiaramente è il vino più giovane. In questo momento noi abbiamo il 2018, che è un'annata 4 stelle. Le stelle sono date all'annata, perciò vale per il rosso di 2018 come varrà per il nobile 2018. Okay. Io l'ultima 2 stelle è stata la 2002. Okay. Infatti noi non facemmo vino nobile di nessuna etichetta quell'anno. Allora, la riserva, eccola qua che la sto aprendo, assieme al nobile con l'etichetta gialla, è l'altro vino della storia, perché il nobile ha sempre avuto, perlomeno da quando esiste la DOC, la versione riserva, perciò nasceva il nobile e nasceva il nobile riserva, che ha 1 anno in più di invecchiamento rispetto all'annata normale, diciamo, al nobile normale, e normalmente una selezione delle uve ancora maggiore. E normalmente lo facciamo. Il palazzo, lo dico insieme, il palazzo è come origine nato 3 anni fa per celebrare i 500 anni del nostro palazzo. Il primo anno che uscì questo vino, l'etichetta riportava anche le 2 date. 2017-1517, vendute solo qui, nemmeno nei ristoranti di Montepulciano, solo sotto al palazzo, vendute in 3 mesi e costa più della riserva. Cosa è però? Dice, cosa c'è dentro, che c'ha di particolare? Non è altro che la riserva dei 2 cru, invece che fare la selezione di queste, per la prima volta questi 2 che non sono mai stati usati per altre cose, vengono uniti per creare il Palazzo Contucci. Tu di che anno sei? Io sono del 65 e infatti è un'annata di merda dove il 9 non fu fatto, infatti c'è la 66 e la 64, la 65 non c'è. Decomposti e decomposte, bentornati su Zombie Wine, l'unico canale che se non lo segui morde. Se quello che vedi ti è piaciuto, ti prego di iscriverti al canale Instagram di Zombie Wine. Oppure se ti piacciono i miei video, attiva la campanella e iscriviti al canale YouTube di Zombie Wine. Infine, www.zombiewine.com è il nome del mio blog e lì troverai tutto ciò che scrivo e i miei segreti oscuri.